Buongiorno a tutti, gentili telespettatori, benvenuti a questa nostra diretta straordinaria dedicata al corteo No Green Pass che si svolgerà fra pochissimo, dovrebbe iniziare proprio in questi minuti a Gorizia, in centro Gorizia, dalla stazione a Parco della Rimembranza. Questo il percorso consentito dalle autorità isontine per questa nuova manifestazione contro l'obbligo del Green Pass, della certificazione verde per i luoghi di lavoro principalmente, ma in generale insomma è una protesta che poi si è ampliata e ormai consueta in questi sabati pomeriggio per quanto riguarda appunto le nostre città. Allora abbiamo anche un ospite in studio, il dottor Aureo Muzzi, buongiorno. Buonasera, grazie di essere qui con noi per anche dare una informazione insomma corretta e scientifica dal punto di vista del medico, no? Tutto ciò che sta accadendo e di tante piccole grandi irrazionalità che magari sono dettate dalla paura in qualche caso, e quindi sicuramente cercheremo di fare più chiarezza possibile su questi argomenti, su questi temi delicati. Vedo già pronto anche il nostro Gianluca Paladin dalla piazzale della stazione, credo, di Gorizia. Buongiorno Gianluca, a te la linea, e dove ti trovi esattamente? Esattamente, Laura, buongiorno, mi trovo sul piazzale della stazione, stanno arrivando piano piano le persone per poi partire in un brevissimo corteo, circa 800 metri, che porterà fino a Parco della Rimembranza, quello è il sito dove poi ci sarà l'assemblea generale del Comitato No Green Pass, un vero e proprio sit-in sostanzialmente che si terrà lì per manifestare le loro ragioni. Come potete vedere ci sono alcune decine di persone, si deve ancora riempire la zona, e quando gli organizzatori riterranno opportuno che ci sia abbastanza gente, allora la marcia partirà in direzione Corso Italia per poi attraversare attenzione l'audio, sì, però ti sentiamo lo stesso, in questo momento sì, sentivamo un audio un po' distorto, probabilmente si tratta dell'audio ambientale, però abbiamo sentito comunque tutto quello che ci hai detto. Allora, sentiamo anche della musica in sottofondo, ci si prepara insomma, immagino, al breve corteo, per quanto breve insomma. Quanta gente c'è, Gianluca, se puoi così darci una prima stima in questo momento? Non vediamo tantissime persone in questo momento, però non abbiamo proprio bene contezza di quanta gente ci sia. Alcune decine di persone, confermatemi se l'audio si sente, tra l'altro. Ecco, sì, adesso ti sentiamo meglio, sì, sempre con il sottofondo musicale. Perfetto, allora sì. Laura, io mi avvicino a una persona, vediamo se riusciamo anche ad attirare la sua attenzione, perché siamo con il consigliere comunale di Gorizia, Franco Zotti, che vedo qui con noi. Fra poco raggiungerà il nostro microfono proprio per dirci due parole sulla manifestazione che andrà in scena a brevissimo. C'è il servizio d'ordine, Laura, quelli che vedi con le pettorine gialle e arancioni sono gli steward che si dovranno adoperare ovviamente per garantire il distanziamento tra le persone durante la marcia e le mascherine. Sta per arrivare adesso il consigliere Zotti, vediamo se riusciamo a parlare con lui. Consigliere, buongiorno, anche lei qui in marcia contro il Green Pass. Certo, adesso faccio solo un piccolo esempio. Gorizia, ieri, 150 casi. Non mi hanno detto se sono già vaccinati o no, perché lì si gioca sul tutto. Però da quello che ho capito, io più di metà sono vaccinati col doppio vaccino. Il sindaco ha rifiutato questa manifestazione di farci, alla gente di fuori, visitare questa città, dar la possibilità ai bar di vendere un caffè, una brioche, un panino. Anche nell'altra precedente manifestazione dei gay, non so se ti ricordi, a Gorizia, non ha voluto dare il patrocinio della città, e poi siamo noi i razzisti, diciamo, no? Quindi io non è che posso tanto parlare male di questo sindaco, però mi sembra poco democratico. Cosa succederà in Parco della Rimembranza? Vi siederete, vi fermerete, dialogherete tra di voi? Allora, in Parco della Rimembranza ognuno di noi potrà prendersi il microfono e dire quello che pensa di questa situazione.
Io sono una persona che amo la libertà, quindi chi si vaccina è la sua scelta, chi non si vaccina è una sua scelta e va rispettato sia uno che l'altro. Quindi noi non siamo Novax e non siamo neanche quelli che ci dicono voi impestate il mondo. Io faccio i tamponi ogni 2 giorni perché lavoro e sono più sicuro io che uno che è vaccinato che non fa mai i tamponi. Purtroppo questa situazione ha creato degli odi tra chi è vaccinato e chi no, anche a livello familiare. Vi posso garantire che anche nella mia famiglia purtroppo abbiamo delle posizioni diverse, ma noi non odiamo nessuno. Grazie. Grazie Franco, al consigliere comunale Franco Zotti. Io però cerco ora di recuperare, se riesco, un'altra persona, perché qui c'è il servizio d'ordine, ci ho parlato prima. Stefano, posso fermarti un secondo per una brevissima battuta su questo servizio d'ordine che avete ovviamente impostato per garantire mascherine e distanze per fare il corteo in sicurezza? Esattamente, l'organizzazione, diciamo, indossando una 20 di persone e il giubbotto fosforescente, giallo e arancione, farà sì che vengano rispettate le misure previste dall'ordinanza sindacale e che non ci siano altri problemi. Insomma, è una manifestazione pacifica e siamo qui per dire in maniera ferma e risoluta le nostre ragioni, ma non per creare problemi a nessuno. Grazie. Una locandina qua, tra l'altro, la vuole spiegare. Trieste fresca fresca. Okay. Quindi questo rappresenta, insomma, Trieste è con noi e non solo Trieste. I portuali. Ecco. Grazie, okay. grazie, arrivederci, buongiorno. Queste le parole, Laura, che ti abbiamo fatto sentire delle prime persone che hanno condiviso un momento con noi. Ora io ti lascerei il tempo, certo, anche di commentare finora quanto è stato detto. Infatti, in attesa ovviamente di capire esattamente più o meno quando ripartirà il corteo. Ricordo anche che dopo le 15:30 dovrebbe collegarsi con noi tramite Skype il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, proprio perché anche lui seguirà su Tele4, tra l'altro, la manifestazione e vedrà live quello che succede. A te, Laura. Perfetto, grazie. Richiedici la linea quando vuoi e magari cercate di stare più possibile con le immagini, insomma, in onda per quanto riuscite. E siamo appunto, come vi dicevo, con un medico in studio, con il dottor Aureo Muzzi, proprio per commentare un po' delle cose che sono state già dette da questo consigliere comunale. Lo sappiamo, insomma, lo conosciamo, è un personaggio già noto, insomma, in questo tipo di manifestazioni, il consigliere Zotti di Gorizia ha detto in particolare, intanto mi sembra che ci siano le norme di sicurezza rispettate, sì, no? Gli steward ci sono, al momento abbiamo visto distanziamento, ma sono ancora in pochi, staremo a vedere, insomma, quindi speriamo che non si ripetano quelle scene che abbiamo visto negli ultimi sabati e pomeriggio anche qui a Trieste, no? Con assembramenti che poi hanno di fatto favorito anche l'aumento del contagio, probabilmente, no? Assembramenti, violenza. E anche la violenza, sicuramente, questo non di tutti, no, è infatti di piccoli gruppi e di gruppi infiltrati alla fine che hanno fatto anche passare purtroppo in secondo piano anche le ragioni stesse della protesta, poi, no? Ah. Allora il signor Zotti diceva, oltre a protestare, insomma, contro questa ordinanza del sindaco Ziberna, diceva ci sono tanti odi tra vaccinati e non, e questo è un dato di fatto, si scatena, insomma, uno scontro molto acceso anche all'interno delle stesse famiglie, come diceva appunto l'ospite di Gianluca Paladin. Però a me risulta che dei nuovi casi, diciamo così, dei nuovi casi, diceva il signore, sono molti sono vaccinati con prima e seconda dose di quelli ricoverati, centrale. E questo è un punto centrale, no? Mi sembra di poterlo smentire. Diamo spazio a equivoci o falsità, ecco, salta tanto. Allora, diciamo, noi abbiamo due certezze più o meno, perché nella vita certezze sono poche. Sì. Una è la scienza, un po' meno gli scienziati, diciamo la scienza, e la Costituzione che ci siamo data. Su queste due cose giochiamo. Allora, abbiamo una malattia, un virus terribile. Ecco, no? c'è una, forse una persona che sta parlando, però non sentiamo l'audio. Non so se è possibile sentirlo. Non fatta in maniera corretta, perché si dà la possibilità
cioè si dice che una persona che ha fatto il vaccino ha un Green Pass valido 12 mesi, quando sappiamo bene che ormai che la validità di questo vaccino è intorno ai 6-7 mesi, no? Mentre la possibilità, il vaccinato ha la possibilità di andare in giro ovunque. Chi ha fatto invece una scelta costituzionale di dire io scelgo di non farmi questo vaccino, ha un Green Pass che gli viene da un tampone valido 2 giorni. A questo punto, se si volesse veramente garantire la salute di tutti, ci dovrebbero essere dei tamponi fatti a tutti. È eloquente il suo cartello che parla anche del lavoro, no? Ma certamente, perché obiettivamente bisogna dire la verità. L'ambiente di lavoro è un ambiente, cioè non si può condizionare l'andare a lavorare ai Green Pass, perché cioè, noi abbiamo il primo articolo della Costituzione, è l'articolo principe il diritto al lavoro. Chiedo un'ultima cosa, ovviamente la maggior parte dei manifestanti sono sempre stati pacifici, questo lo sappiamo e lo abbiamo sempre detto anche noi, dispiace magari per gli ultimi episodi a Trieste dove poche persone hanno fatto un po' di confusione, volete che questa manifestazione sia invece pacifica, tranquilla, per fermarmi in Parco della Rimembranza e fare anche un'assemblea, mi pare di aver capito. Ma questo dicono, io sinceramente non sono un organizzatore, partecipo alla manifestazione e basta, quello che devo dire è la verità. Le manifestazioni, almeno nel nostro territorio, sono sempre state pacifiche. Noi siamo persone che andiamo a lavorare, non abbiamo nessuna intenzione, non siamo violenti in nessun contesto. E poi le dico di più, il passare per un corteo, cioè la gente passa, manifesta e non dà problemi a nessuno. Quella mezz'ora, un'ora che può passare un corteo, onestamente non credo che faccia il 50% in meno dell'incasso del commerciante, come viene detto normalmente. Grazie, buona serata, buona giornata. Grazie. Grazie Gianluca. Laura, se sei d'accordo ti restituisco nuovamente la linea così puoi commentare. Ti abbiamo sentito in diretta, grazie anche il tuo ospite, uno dei partecipanti, no? Anche qua insomma ci sarebbe molto da dire. Ma poi, chiariamo una cosa, ecco. Incostituzionale, ecco, per quel che ne capisco io, forse ecco. Anche lei, anticostituzionale lo decide la Corte Costituzionale e questa non c'è stato mai un pronunciamento esatto. In questo senso. Questa è la regola della vita italiana, primo. Secondo, la gran parte dei costituzionalisti, persone insomma, che hanno studiato, che ne capiscono mille volte più di me, hanno detto che il Green Pass, il vaccino, tutto questo è tutto secondo la Costituzione. Quindi chiudiamo su sta cosa. Punto. Dopo io posso anche dire che lei è nuova, le dico ma no, io sono bionda, no, ma secondo me mi sono dal tono, ecco, tutto si può dire, tutto si può dire. Giusto, allora andiamo sul vaccino che è la cosa più importante, malattia terribile, perché interessa tutto il mondo, non è mai successo, neanche la spagnola nel 18. C'è chi nega questo, però non si può negare. No? Allora, neghiamo la scienza. Torniamo al discorso di chiunque può leggere un articolo scientifico se ce la fa, questa è la scienza, chiunque può leggere un articolo, può riprodurre quell'esperimento, quello studio, e verificare se è giusto, questa è scienza. Dopo il scienziato, uno è giusto, uno magari è fuori di testa, ci sono stati dei matematici geniali ma che non erano tanto in asse, quindi insomma nessuno è perfetto. Allora, in questa malattia terribile che va a colpire tutto il mondo, che blocca salute e economia, che non si sa quando finirà, probabilmente 5 anni, chissà, speriamo, 2 anni, speriamo, abbiamo un'unica arma, il vaccino. Nessun vaccino protegge il 100%, tutti i vaccini danno problemi. Io che sono medico, quando leggo, e non leggo più tanto, leggo il bugiardino, prendo paura. Quando vado al supermercato, prendo un frizzantino da 1,99 euro, io ho paura, cosa c'è dentro in un frizzantino? Una bottiglia di vino costa 1,50 euro, nessuno infatti. Si pone il problema. Ecco. Quindi noi abbiamo un'arma. Ci sono paure, ecco, questo è il grosso problema e tutti noi abbiamo paura, non di andare in auto, di correre, quello no, perché non si sa. Però perché. Però di questo vaccino le malattie, anche noi spesso, ma anche un antibiotico da preso in dovena, fa paura, no? Andare in ospedale fa paura. Io raccontavo prima, c'erano pazienti che mi dicevano, io sono contro gli antibiotici, no? Contro non si sa, ma sa una polmonite grave, dovevo andare in antibiotico, no, io non voglio l'antibiotico, no? Quindi la paura c'è. Allora c'è chi ha paura e dice io ho paura, che è un grande coraggio, e dice io ho paura della paura e di dirlo, quindi vado ad ascoltare chi mi dà ragione. Chiaro. E qua entriamo nel mondo dei complottisti, in questo loop terribile. E da qui è difficilissimo uscire. Eh sì, no? Perché uno ha tanta paura, anche un certo livello di ignoranza, perché il livello culturale, diciamolo pure, dai, il livello culturale di chi
che vede i complotti, che la terra è piatta, è un po' bassino, cioè non siamo a livelli alti. Oddio, sì. C'è anche chi è a livello alto e ha una cultura bassa. Perché c'è davvero, ci sono tante anime, no, in questa manifestazione, c'è un po' di però tutto. Insomma possiamo dire. Poi gli strani ci sono, no? Sì. Cioè, quello è strano, no? Non è matto, ma è ha un sistema di vita particolare. Allora, a un certo punto, noi cosa possiamo fare? Perché ditemi, va bene, non vaccino. L'obbligatorietà è complessa. È complessa perché per le sanzioni, per andare a beccare la gente. Il Green Pass, che molti ci stanno copiando, è il sistema migliore, più semplice, non è più giusto. Ma non perfetto, quasi, l'abbiamo non è sempre perfetto detto, nulla, no, qua. Assolutamente, cioè in sanità, però, certo. In sanità si fa quello che la politica e i cittadini scelgono. Non esiste la perfezione in sanità e in medicina. Uno decide una cosa, uno decide l'altra, cercando di fare il meglio possibile, perché nessun governo di destra, di sinistra, in alto, in basso, ha trovato la quadra del cerchio. E molti stanno guardando l'Italia, che è stata la prima, ha avuto molti morti, ma è stata la prima a rispondere, sta rispondendo bene, sta dando lezioni al mondo, che il nostro sistema sanitario dia lezioni al mondo, insomma, questo sta succedendo. E chi lo dice questo? Vabbè, ma insomma esisterà qualcuno nella vita che ne sa più gli altri. Insomma, ho studiato 6 anni di medicina, 3 anni di specialità, io ho fatto il pneumologo. Cioè, no, questo, e appena ero in grado di capire qualcosa. Il libro mio di medicina interna all'università era 2000 pagine, il libro era 200 di pneumologia, il libro di pneumologia 2000 pagine. Altro, no? E ogni malattia io devo leggermi 50 articoli. Quindi io, dopo ce l'ho certo, tantissimi molto più bravi di me, ma abbiamo studiato, abbiamo cercato di dare delle informazioni tecniche. Chiarissimo. Insomma, però questo serpeggia, forse proprio per il loop di cui stava parlando ora, serpeggia questa sorta di sfiducia da parte di queste persone, proprio nella classe medica, la classe di chi ne sa di più, insomma, di chi ha studiato, no? È proprio un problema, un cortocircuito, è un possiamo cortocircuito, dire, no? Perché la paura, l'ignoranza, ma non è sempre un problema di ignoranza, sì, per ignoranza anche relativa, uno può avere la laurea in fisica, diciamo, in altro, ma non aveva mai letto però un libro in vita sua, per esempio. No? Quindi diciamo l'attenzione ai problemi della vita, che chiamiamo così, all'analisi, insomma, è un po' bassina. E dopo c'è il problema della paura, dell'antisocialità, cioè di che io sono contro perché voglio vivere a modo mio. Ma se tu vivi in una società hai degli obblighi, cioè la patente, no? Tu devi fare la patente. Bisogna fare la patente, anche se magari mi ritengo bravissima a guidare, no? Però anzi, certo, comunque bravissima. Se non ho la patente non posso andare in ci giro. Ci sono delle regole. Un esempio calzante, direi. Allora, siamo in collegamento in questo momento, vedo pronto il collegamento con Gianluca Madriz, che è il vicepresidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, ed è anche un commerciante goriziano, uno storico commerciante goriziano. Vediamo se riusciamo a collegarci con lui, collegamento da Gorizia via Skype. Buongiorno, grazie del collegamento. Grazie a voi Laura, grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. Allora, buon pomeriggio a lei, che cosa sta succedendo allora in questo momento a Gorizia? Stiamo vedendo le immagini persone, ancora poche per dire la verità, non moltissime, si sono organizzate con gli steward, però voi commercianti naturalmente eravate preoccupati, no, quando è stata annunciata questa manifestazione, questo che poteva essere anche un corteo per le vie del centro, poi si è deciso diversamente per così anche la tenuta, no, dei vostri affari in questi sabato pomeriggio, che dovrebbero essere di ripresa, no, anche in vista poi del Natale, insomma del periodo natalizio. Ma sì, rispondo sì, una preoccupazione è reale, è vero. Io in questi giorni, questa settimana, ho preferito il cosiddetto silenzio stampa per evitare di fomentare qualsiasi pensiero che non fosse in capo alle forze dell'ordine, che dal principio si sono occupate anche della manifestazione su Gorizia. Il mio settore, il settore che con onore rappresento qui oggi con voi, lo dico con molta serenità ma con tanta attenzione e preoccupazione, soffre come tutti, ma soffre da ormai più di un anno. Stiamo facendo di tutto, l'abbiamo fatto anche nell'epoca della pandemia, per dare una mano, per essere parte attiva, collaborativa, voglio dire, nel superare
questa fase estremamente delicata. È vero sì che sobrietà, attenzione, dedizione che abbiamo messo in questo lungo anno e mezzo, forse oggi meritava un po' più di attenzione, perché lo dico così, meritava più attenzione da parte degli organizzatori di questo evento, che ripeto è lecito, è doveroso, la Costituzione che noi tutti difendiamo, io in prima persona come cittadino italiano, nella libertà di pensiero, di espressione, doveva però metterci anche a riparo da alcuni valori, ne stiamo parlando in tutti i telegiornali da alcune settimane, da questi valori della pandemia che sono inevitabilmente purtroppo tornati a crescere. C'è una diffusione del virus che corre, è partito ahimè purtroppo da Trieste, si sta propagando anche su Gorizia, diciamo che le due città che più vedono crescere esponenzialmente il male del virus, purtroppo è Trieste e in secondo Gorizia, tiene ancora Udine e Pordenone, ma questo non è il calcolo dei numeri o delle probabilità, è un dato di fatto che ci porta a dire che siamo di fronte a quella che viene chiamata dagli esperti la quarta ondata, e quindi da una situazione a cui tutti dobbiamo prestare massima attenzione, facendo nel quotidiano tutto quello che possiamo fare. Chi è vaccinato, chi non lo è, a differenza, ma evitando assembramenti, evitando situazioni, ripeto, che possano propagare. Questo era, mi sento di dire, ed è l'appello che faccio oggi. Per il resto siamo certi di avere avuto un supporto enorme, e colgo anche l'occasione dello spazio che voi mi dedicate oggi per ringraziare assolutamente tutte le forze dell'ordine che ci sono state vicine in questi giorni, lo dicevo prima, in questa settimana concitata anche di dialoghi. Bravo. Ma che spero porti veramente una manifestazione tranquilla, lo dico veramente tranquilla, serena, rispettosa di tutto e di tutti. Certamente, ci associamo a questo ringraziamento, no? Anche sì. La nostra ospite qui in studio, il dottor Aureo Muzzi, diceva giusto, insomma, riconoscere sì, anche il ruolo importante. Sì, un discorso sensato che prende in considerazione sì. Tutte e due le parti, diciamo. Esatto, infatti, al di là appunto del diritto assoluto di critica che in qualche cartello abbiamo visto messo in discussione, ma in realtà insomma non è... Sulla verità vuoi dire due cose. Ecco, sulla verità vorrebbe dire qualche cosa, però c'è Gianluca Paladin pronto. Lo vedo appunto pronto a tornare in diretta, nuovamente a te la linea, Gianluca. Sì, eccoci di nuovo. Allora, ci siamo fermati a chiacchierare con un'altra persona che dà una mano nell'organizzazione del corteo per assicurarsi che tutto proceda in sicurezza. E siete diretti verso Parco della Rimembranza? Sì, così mi hanno detto. Parco della Rimembranza dovrebbe essere qua un mezzo chilometro, 800 metri. Ovviamente l'impulso è di mantenere pacifico il corteo, come la maggior parte dei casi è stato. Dispiace forse per quegli episodi sporadici che si sono visti. Insomma. Esatto. No, ma l'idea è di stare sereni, tranquilli, pacifici, questa è l'intenzione nostra. Se poi succede qualche cosa di anomalo, noi siamo pronti a bloccare. Perché bloccare il Green Pass, quindi? Noi siamo qui per far eliminare il Green Pass, perché non ha niente a che fare con la sanità questo passaporto verde, assolutamente niente. E quindi insomma la marcia partirà a breve, immagino, perché state aspettando che arrivi ancora qualcuno? Presumo di sì. Si dovrebbe essere già partiti, ma aspettiamo ancora 10 minuti. Va bene, grazie, una buona giornata, grazie altrettanto. Io provo a vedere a sì. Questo punto se riusciamo anche a sentire un'altra persona, magari quella che ha, proviamo a vedere anche seguendo un po'. Ecco, il nostro, Gianluca, l'impressione è che siano che soprattutto goriziani oppure ci sono anche tante persone da fuori? Non so se sì. Hai avuto modo di così constatare sì, questo. Sì, comunque, certo. Comunque persone del posto, ma ho riconosciuto anche visi di persone viste per esempio a Trieste, quindi insomma è un gruppo comunque in ogni caso eterogeneo. Io voglio provare a sentire però un'altra persona, vediamo se mi dice qualcosa. Salve, buongiorno, posso disturbarla? Prego. Siamo in diretta su Tele4. Buongiorno. Lei che ha la pettorina gialla immagino sia tra coloro che aiuteranno alla gestione del corteo. Sì, è corretto. Ovvero, come da ordinanza, ci hanno, diciamo,
imposto oppure consigliato di fare il servizio tra virgolette d'ordine. Non è un servizio d'ordine vero e proprio, è un aiuto all'organizzazione del corteo affinché si svolga nell'ambito della normalità e correttezza. Ci chiedevamo se la maggior parte, cioè, sono quasi tutti goriziani, oppure io ho visto anche visi di persone per esempio a Trieste che ho incontrato, quindi un gruppo eterogeneo immagino. È corretto, diciamo che queste manifestazioni sono trasversali, non so se guardare lei o guardare la telecamera. Come preferisci. Sono trasversali nel senso che è l'ideologia che unisce, non è tanto la localizzazione o la città, e poi i media divulgano il verbo e ognuno fa come crede. E comunque, piccola precisazione, questa è una manifestazione no Green Pass nella fattispecie sul posto di lavoro, quindi che non si crei, scusate se mi permetto, questa commistione di Novax. Perché almeno noi come gruppo organizzatore cerchiamo di distinguere questa fattispecie. Siete spogliati dall'etichetta di Novax. Noi siamo, allora, il vaccino potete farlo, siete liberi di fare, come siete liberi di fare l'antirabbica, come siete liberi di fare. Gli obbligatori li abbiamo tutti fatti, poi diciamo che c'è tra noi chi ha avuto il virus e forse non se la sente, quindi lasciamo da parte questo discorso e invece parliamo solo nell'ambito e nell'alveo della, mi scusi se mi permetto perché non sono costituzionalista, ma forzatura normativa, legislativa e costituzionale del Green Pass, tutto qua. Grazie per aver condiviso con noi e insomma grazie a voi. Buona manifestazione. Grazie, buongiorno. Laura, a meno che tu non abbia altri commenti al riguardo, io ti restituirei la linea, a meno che qualcuno non voglia ancora. Sì, benissimo. Va bene, ci sentiamo breve allora. Benissimo, allora siamo ancora in studio e comunque stiamo ancora vedendo le immagini, si sta arrivando sempre più gente, no? E vedremo insomma una manifestazione appunto, speriamo pacifica, come stanno dicendo un po' tutti gli intervistati dal nostro Gianluca Paladin, anche per rincuorare un pochino i commercianti e quindi anche Gianluca Madriz che questo pomeriggio intende lavorare, giusto? Certamente, ecco. Ho accettato il tuo gentile invito perché sentivo doveroso portare la voce dei miei colleghi, di quei colleghi a cui facevo riferimento prima, che sono sempre stati in prima linea, se così si può dire, nei momenti clou della pandemia, fornendo servizi, fornendo la loro vicinanza, e ricordo a tutti, perché credo spesso si rischia di dimenticare che ci tocca a tutti, ma c'è stata una parte di noi che ha voluto nel limite di quelle che erano le restrizioni, le prescrizioni, le limitazioni, anche gli spostamenti, non voglio ricordare quei momenti estremamente difficili, ma si sono riorganizzati facendo il delivery, andando a fare le consegne a casa alle famiglie che non potevano muoversi per virus o per situazioni di diversa natura. I settori del food in primis e non solo del non food si sono reinventati per dare un servizio di vicinanza a tutti e si sono sobbarcati grossi sacrifici, mi sento di dire anche grossi rischi, perché eravamo in una fase evolutiva in cui sapevamo di questo virus ma non sapevamo ancora come poterci difendere nel migliore dei modi. Quindi io non sono uno scienziato, non sono un medico, sono una persona, credo, dotata di buon senso, come tutta quella categoria di persone che ho l'onore, lo sottolineo, di rappresentare qui oggi, e silente ha deciso di vedere come evolve anche questa giornata. Non vi nego che taluni di loro hanno in quell'area che è circoscritta di questi 800 metri, hanno deciso oggi di loro spontanea volontà, taluni l'hanno anche dichiarato, di tenere chiusi, non entrando in una sterile polemica, perché questo è il momento di stare vicini gli uni agli altri, anche se i distanziamenti, come dire, fisicamente ci allontanano, ma di stare uni vicini agli altri in aspetto solidale, perché dobbiamo uscire tutti assieme
da questo momento lungo ormai di quasi 2 anni di pandemia. L'economia alla lunga non può resistere, non parlo di salute perché non è l'ambito nel quale opero e quindi ascolto chi ne sa più di me e chi per scelta ha destinato la sua vita a proteggerci. Penso alla sanità, penso agli scienziati che hanno lavorato in questi mesi, in questo lungo anno e mezzo, con una dedizione mai vista, a tutto il servizio sanitario, perdonatemi, ma credo sia una volta in più doveroso ringraziarli, anche perché stiamo tornando in una seconda, o detta quarta fase, importante, dove parte di quel servizio sanitario purtroppo non è neanche disponibile. È in sofferenza, adesso infatti ne parlavamo con il nostro ospite. Dobbiamo cercare veramente con tanta sobrietà, questo è l'appello solo che mi sento di fare, con tanta sobrietà, con tanta intelligenza, con tanta attenzione rispetto agli uni degli altri, ma abbiamo un unico obiettivo, tornare a rimpossessarci della nostra vita quotidiana, in libertà, in salute, soprattutto rimpossessandoci delle città, non per manifestare ma per vivere quotidianamente in tranquillità con i bambini che non vorrei vedere nelle manifestazioni, ma certo. Questo è una anche questo, su questo davvero sfondo una porta aperta per quanto riguarda il dottore, sì. No, il medico, cosa dice sulla presenza, l'abbiamo visto, no? Ma insomma, dove c'è tanta gente, al di là che sia una manifestazione politica, certo. Ma c'è sempre un rischio quando la carica, cioè portare i bambini, metterli in prima linea magari, come ho visto, davanti alla polizia, perché la polizia non è che sta là perché è cattiva, difende il diritto ai cittadini, insomma c'è qualche trambusto, sarà colpa di uno, ma mettere dei bambini, ma con che coscienza? Vabbè, insomma, questo, penso che sia chiaro a tutti, invece non è piaciuto a nessuno. Sul vogliamo la verità, ecco, il come facciamo la verità, stabilire la verità in medicina? Ecco, no, perché, sa, allora, si potrebbe discutere, no, su questo. Ma insomma ci sono delle certezze, ci sono alcune meno certezze. Allora, quando uno ha un brufolo vuole che subito il medico lo veda, che faccia certo. Qualunque cosa, no? Quando uno sta male ed è disperato, magari vada di bella, no? C'è stato questa, perché uno è disperato, perde la testa e qua è comprensibile. Allora, dobbiamo andare da Gianluca Paladin, ecco, adesso non vediamo più le immagini perché forse sta per partire il corteo. A te la linea, Gianluca, nuovamente abbiamo visto le immagini, sì. Dall'alto, no? Dall'alto, da una postazione più alta per far vedere un po' sì, il colpo esatto. D'occhio. Non c'è ancora tantissima gente, vero? No, però adesso si stanno, credo, coordinando per partire, come potete vedere si stanno radunando, stanno applaudendo, stanno spiegando anche un po' come verrà gestito questo corteo, come abbiamo già sentito noi dagli organizzatori, la Polizia di Stato insieme ai Carabinieri è di fronte alla stazione, dall'altra parte la Guardia di Finanza e gli altri uomini delle Forze dell'Ordine che invece aspettano che il corteo defluisca verso Corso Italia. Adesso noi ci avviciniamo piano piano al manipolo di persone che sta praticamente, credo, preparando la partenza, perché in realtà vedo che si sono tutti radunati davanti a quel furgoncino, come sempre Laura c'è un furgone che sta in testa al corteo proprio per guidare i manifestanti, e veramente fra pochi minuti dovremo credo partire, anche se il numero per ora è fermo alle, non lo so, in realtà adesso non vorrei quantificare perché non vorrei sbagliare, però saranno 150-200 persone per il momento, forse qualcosa di più, non ho il colpo d'occhio forse totale, però comunque stanno per partire, appena partiranno noi seguiremo e documenteremo quello che succede, sentendo anche altre voci, con chi avrà piacere ovviamente di parlare con noi. Questo è certo. Tutto, e mentre ti restituisco la linea noi ci avviciniamo così vediamo se parlano dai microfoni o dal megafono e sentiamo cosa dicono. Benissimo, benissimo, allora seguiremo la partenza in diretta di questo corteo, mini corteo possiamo dirlo, no? Perché insomma è limitato a circa 800 metri, quelli che separano la stazione centrale di Gorizia dal Parco della Rimembranza. Stava dicendo appunto il dottor Muzzi questa verità, verità. No? Sbandierata, allora, sui cartelloni. Allora, ci si affida al metodo scientifico. Allora, sì. Se il metodo scientifico è buono per l'appendicite, la polmonite, la parte estetica, no? Che, e perché non è buono per il virus e tutte queste cose qua? Poi esiste la prevenzione, no? Diciamo, non fumate, non mangiate, gravaginate, tutte queste, ma evitate certi comportamenti a rischio. Ma anche qua è un fatto di prevenzione. Cioè stiamo attenti che meglio non beccarsi il virus,
piuttosto che finire in ospedale. E poi mi lasci dire una cosa, su ste benedette cure, mi diceva, ma basta, una scemenza. In medicina è vero, fino a prova contraria, ciò che è dimostrato. Qui è tutto nascosto, non si sa nulla, sono cose non dimostrate. E come lo fa dove? Lei ha mai avuto la febbre? Come no, ecco. Certo. Allora, c'è quello che dice, io ti curo in 7 giorni, perché io sono bravo. Il raffreddore passa una settimana. Allora infatti. Chi è più bravo? Io che gli dico passa una settimana. Infatti. O uno quindi... che ti cura dice con la mia magia ti curo in 7 giorni. È facile insomma fare anche dopo ci sono. Disinformazione. Qua no? E quindi... qualcuno ci gioca, forse qualcuno gioca poco, per motivi, ma questo in politica è sempre successo, succederà sempre. E stando nell'equivoco, no, dico e non dico, ma io mi tengo alla parte sanitaria, certo, alla parte medica, queste cose qua. Io dico, in questo momento il vaccino, con tutti i rischi, andare in automobile non è che sia uno scherzo, salire le scale, scivolare, cioè, ci sono tante situazioni a rischio. Il vaccino è l'unica arma vera in questo momento che abbiamo, nonché le misure di precauzione che dobbiamo prendere anche adesso. E che dobbiamo non continuare a mantenere, no? Col fatto che sono vaccinato... E poi l'altra cosa che hanno detto, ma i vaccini, l'equivoco terribile, dica, i vaccinati metà, portiamo i dati corretti, perché è come il mezzo pollo, no? Uno mangia il pollo e uno no, mezzo pollo a testa, no, non è così, bisogna portare i dati corretti, bisogna vedere quanto, se la popolazione è 9.900 vaccinati e 100 non vaccinati, il 5% di quei 9.900 potrà prendere il Covid, che sarà... 50, 100, quegli altri prenderanno il 20, diciamo, quindi 50 vaccinati contro 20, no, ma è un fatto di numeri, di proporzioni. È chiaro. E questo è il metodo scientifico più semplice che c'è. E nonostante questo, i ricoverati nelle terapie intensive comunque sono al 90%, se non sbaglio, non vaccinati, anche di più. E dopo quindi, ci sono gli anziani, molto anziani, i grandi geronti, certo, che rispondono in maniera anomala al vaccino, insomma, hanno tante di quelle malattie, sono fragili, quindi anche questo va considerato. Insomma, perché sentiamo spesso appunto questo tipo di messaggi, no, da parte di chi protesta. Poi c'è anche la protesta di chi dice non vogliamo essere associati ai Novax, ma siamo semplicemente contrari a questa forzatura, così ha detto il signore prima. Ma guardi, il divieto di fumo, no? Ecco, anche quello. Anche quella è una forzatura della libertà. Mi sembra sia stata una forzatura, infatti, come io il divieto di fumare. Proprio per ragioni sanitarie. Allora, uno, non fumi vicino a me, ma dopo non fumi in modo che non stimoli l'altro a fumare. E si è visto che il divieto di fumare è la misura più semplice, meno costosa, più salubre, più tutto, per ridurre il fumo, che è un grosso problema. Che è un grosso problema. È vero. E che impatta di meno, no? E qua, dopo il cinema, chi fuma di più al cinema? Ormai. Ci siamo abituati. Le cinture di sicurezza. Anche all'interno degli locali, no? Sì. Una volta si fumava spesso all'interno dei locali, ormai quasi nessuno. Con la cintura di sicurezza. Dà quasi fastidio anche ai fumatori, no? Ecco, sì. La cintura di sicurezza. La portiamo tutti, ma ci siamo abituati. Ormai. Non c'è un paragone diretto, ovviamente, certo, ma ci sono delle misure collettive di responsabilità in cui tuteli gli altri, ma anche te stesso, perché qualche volta uno non è in grado di capire. Più allora, insomma, c'è lo stimolo a proteggere un po' tutti. Insomma. Chiarissimo. Allora, intanto stiamo vedendo anche le immagini appunto della piazzale, ancora non sono partiti, però insomma sembra stiano per partire. Ecco, abbiamo visto ancora altri, sempre bambini all'interno della manifestazione, speriamo che Poi dire due cose sulla paura, se una posso. Manifestazione tranquilla, senz'altro. Adesso gliela facciamo dire sicuramente, anzi... proprio la paura, no? Dicevamo, è comprensibile. Ecco, perché tanti ci telefonano e dicono ma io ho paura di vaccinarmi. È comprensibile, ci sono tante paure nella vita. Certo. Io per esempio ho paura dei cani, no? Quelli di corsa a taglio, ho paura dei cani, li evito, no? Però se devo vado anche vicino a un grosso cane, è un fatto personale, per modo del cielo. Sì. Ma dobbiamo anche valutare e convincere chi ha paura. Perché i dati, ma anche dopo quando uno si è vaccinato è andato bene, dice ma posso girare e ho minori probabilità di ammalarmi, minori probabilità, in medicina non esistono certezze, esistono come probabilità. Dicevamo prima. E sulle probabilità si gioca ed è chi più bravo di me, anche di me che sono medico, che fa la statistica, magari non medico, mi dice ma la probabilità di usare questo farmaco è questo è maggiore.
E dopo dice, ma perché devo usare il vaccino se io sto attento? Non ne avevo, perché questo virus è terribile. Dare un contagio molto facile, con misure di attenzione anche rigorose. Anche alte. Perché può capitare che uno ha la maschera, ma la tiene aperta qua, sta vicino, le mani le mette dentro. Ecco. E comunque sì, è difficile arginare. I medici, guarda i medici, quelli che lavorano in terapia intensiva, che sono iperpotenti, anzi vorrei un attimo ringraziare i miei colleghi, perché c'è anche una lettera di un giovane del mio reparto, Santa Giulia, è stato bravissimo, non ne possono più, sono esausti. E non crediamo a quello che dicono, però sono là che... era impressionante l'altro giorno, appunto, ecco, stanno partendo nel corteo di Gorizia Green Pass sui posti di lavoro, appunto, vediamo che sono partiti proprio in questo momento. Eccoci Laura, ecco. Mi senti? Sì, ti sentiamo Gianluca, sei in diretta. Eccoci qua, allora siamo... Ecco, no, però purtroppo il collegamento non è buonissimo, purtroppo quando ci si muove c'è spesso questo problema di diretta, cerchiamo di recuperare il collegamento con i nostri colleghi. Allora, sì, siete nuovamente in diretta. Ancora un po' avanti, ecco, sì, adesso stiamo cercando di capire come verrà organizzato a livello logistico, perché in realtà la camminata è unica, non si possono fare direzioni. Aspettate che provo a vedere se una persona parla con noi. No, allora intanto vi facciamo vedere gli striscioni. Voglia di libertà, vogliamo la libertà, no Green Pass. Gorizia risponde, no Green Pass dittatoriale. Questi gli slogan che vengono lanciati dai manifestanti. Come potete vedere, le persone piano piano si stanno radunando per arrivare a marciare verso, credo, Corso Italia a questo punto, a meno che non ci siano deviazioni particolari, perché dritto per dritto si va verso Parco della Rimembranza. E questo è l'unico tragitto appunto disponibile. Ci sono anche gli studenti in fondo, studenti contro il Green Pass, leggo più o meno da questa distanza, anche una rappresentanza quindi studentesca, credo, di studenti delle università, proprio per dare la loro voce anche su questo. Io vedo anche, credo che adesso stiamo per partire, vediamo se riusciamo a sentire anche un signore che ho visto prima, vediamo se ci dice qualcosa. Buongiorno, siamo in diretta, salve, state per partire verso Parco della Rimembranza. Finalmente, sì, era ora, diciamo, no? Che Gorizia si faccia un po' avanti per questo problema. Direi che questo Green Pass non è stato giusto nei confronti dei lavoratori soprattutto, perché io capisco che il vaccino è importante, vaccinarsi è importante, ma è una libera scelta come tutti i vaccini che sono stati presi, diciamo, alla nostra responsabilità. Quindi voi fate il focus sul lavoro in questo caso proprio? Poi Green Pass non è corretto, uno deve pagarsi il tampone per andare a lavorare. È un disagio che lei denuncia. A livello economico, se uno guadagna 1000 euro, come fa a pagarsi il tampone? Dai, siamo seri. E loro hanno fatto, lo Stato e il governo ha fatto tale di far questo per farsi vaccinare. Ovviamente vogliamo che questa manifestazione sia totalmente pacifica. È pacificamente, tranquilla, serena, e facciamo anzi unione. Facciamo unione a Trieste, perché Trieste idem pacificamente ha manifestato. Domani ci sarà una manifestazione anche a Trieste, lei verrà anche lì? Presumo di esserci. Grazie. Grazie a lei, buona serata, grazie. Allora Laura, piano piano noi ci stiamo dirigendo insieme ai manifestanti, ci precede la polizia insieme alla pattuglia della Guardia di Finanza, poliziotti e militari anche a piedi, ovviamente. Come potete vedere la strada è unica percorribile, quella che porta verso Parco della Rimembranza, dove coloro che sono scesi oggi in piazza Gorizia, non solo goriziani ma anche persone da altre parti della regione, faranno una vera e propria assemblea, se così posso chiamarla, dove ognuno potrà prendere il proprio microfono e dire
e dire la sua sul Green Pass, e sottolineiamo anche noi il fatto che tutti coloro che abbiamo intervistato finora hanno sostanzialmente detto che il focus è sul lavoro, quindi il tema dei tamponi, certo, per lavorare, il tema del Green Pass per accedere al luogo di lavoro, ci hanno tenuto a sottolineare che sono qui per questo. Per ora la situazione, Laura, è questa. Allora, Gianluca, abbiamo ancora 5 minuti in compagnia del nostro ospite, il dottor Laura Muzzi, che poi ha altri impegni e ci deve lasciare lo studio, e voleva commentare la questione del lavoro, no? Perché si sta focalizzando soprattutto su questo. Allora, è un problema reale, certo, ci nascondiamo, perché diciamo uno è al limite. E posso fare o non posso fare il vaccino? Esatto. Ha paura tanta, anche quello va considerato. Ci sono delle situazioni particolari, questo va. Insomma, non bisogna dire, sono tutti. Però c'è anche il problema della garanzia di salute sul posto di lavoro. Sono gli aspetti da medico. Ecco. Cioè, sul lavoro, chi lavora ha il piacere di sapere che è garantito da se stesso, che è garantito, ma anche per il vicino, per tutte le malattie. Chiarissimo. Ecco, allora abbiamo qualche piccolo problema di microfono, ma intanto stiamo vedendo il corteo che si muove dal piazzale della stazione, rigorosamente devo dire, con il distanziamento tra i partecipanti, tutti i vari gruppi con i relativi striscioni. Qui vediamo appunto, li abbiamo visti prima, gli studenti contro il Green Pass da Trieste, e via via tutti gli altri partecipanti. Diceva appunto, un problema sui posti di lavoro è anche che chi lavora vorrebbe essere garantito, no? Della sua sicurezza, insomma. Sì, anche, oppure, no? Diciamo, o comunque in situazioni in cui c'è contatto col pubblico. Certo. Quindi anche questa è una questione sempre bottiglia mezza piena, mezza vuota, vanno comprese le preoccupazioni, questo capisco. Poi c'è un altro problema, il costo del tampone. Allora qua non esiste la verità assoluta e la certezza. Però io dico, è un ragionamento che fila, allora i sindacalisti, i miei amici mi dicono, ma sa, è l'azienda che dovrebbe, logica sindacale, poi vale logica sindacale, il filosofo fa la sua fila. Io da cittadino dico, ma se io pago con le tasse il tampone a questi qua che possono scegliere di pagarselo loro, perché c'è anche chi può, certo, ci sono certi che hanno grosse difficoltà, ma di fare il vaccino, questi sono soldi tolti ad altri che hanno più bisogno. Allora, è un bilanciamento, non esiste, io di questo non ho certezza. Io preferisco che venga fatto il vaccino, che in cui rischi, magari capiterà a me, è stato il vaccino, io non dico, ma anche nell'automobile, però, io vado in automobile, vedo Ziberna che saluto, tra l'altro. Esatto, infatti abbiamo visto anche il sindaco di Gorizia in collegamento, c'è sempre anche Gianluca Madris, buongiorno sindaco nuovamente, era già buongiorno con noi questa mattina. Grande studio e suoi ospiti, saluto professore, saluto anche naturalmente l'amico Gianluca Madris, che vedo nell'altro schermo. Sì, no. Eccoci, allora, quindi il dottor Muzzi, insomma, diceva che insomma, c'è anche questo problema, no? Sul posto del lavoro. Sul posto del lavoro, ma la garanzia, e la garanzia anche del lavoratore. Del lavoratore, come dire, stesso, è un bilanciamento, infatti, di problemi e di sicurezza. Chiaro. E dopo la politica, come sempre, decide, non è mica che decide. Qualcuno deve, certo, decidere, no? E dopo la responsabilità è della politica, perché in tutto il mondo della politica, che sia dittatore, no? Di destra o di sinistra, perché qua tutti i governi. Perché si è visto, no, questo Green Pass dittatoriale, no? Però lei, ma diceva che vada in Corea del Nord, a vedere che cos'è la dittatura. Allora, grazie dottor Muzzi, sì, per essere stato con noi. Scusatemi, ma grazie a lei davvero di aver accettato il nostro invito. E torniamo a Gorizia, grazie, alla prossima. Torniamo a Gorizia. E siamo sempre in collegamento sia con il nostro Gianluca Paladin sia con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che abbiamo appena salutato, e anche con il vicepresidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Gianluca Madris. Ecco, vediamo qui
in questi riquadri tutte le immagini di tutti gli ospiti. Allora, Sindaco, l'hanno chiamata nuovamente in causa all'inizio proprio della nostra trasmissione, contestando l'ordinanza, insomma, le restrizioni per questo corteo, o comunque il non appoggio a questo corteo. Cosa dice su questo? È che proprio per poter essere in diretta con voi non ho potuto partecipare al corteo. Me ne dolgo, ecco, la battuta. Al di là della nel senso della che battuta, chi contesta la mia ordinanza, comprensibilmente, perché tutti hanno mille cose da fare, non ha avuto modo di leggerla, perché nella mia ordinanza parlo di osservare le prescrizioni di legge, e ci mancherebbe che un sindaco non inviti i cittadini a osservare le prescrizioni di legge. Soprattutto invito all'autoresponsabilizzazione, cioè i promotori devono pensare da se stessi, in questo senso perciò carico di responsabilità, a se stessi, a far sì che le prescrizioni vengano rispettate. Ma il dire alle persone, mi raccomando, non vi metto carabinieri in mezzo, polizia o polizia locale in mezzo, ma fate da voi, evidentemente chi ha, non mi, io mi sono perso l'inizio, ma evidentemente non ha letto la mia ordinanza. Però dalle immagini che voi mi state proiettando, io ho fatto un sopralluogo alle tre, non c'era nessuno salvo gli agenti di polizia. Andiamo da Gianluca Paladin, perché sta intervistando, sì, proprio alcuni dei partecipanti. Gianluca, sì. Questo c'è un giro tondo, c'è stato un giro tondo del furgone e si è fermato, fra poco marcerete verso Parco della Rimembranza. Sì, così ho saputo, poi non sono tra gli organizzatori, per cui non so dirle, ho letto che questo è il percorso. Certamente i numeri di Trieste sono ineguagliabili. E infatti ora stanno annunciando che si andrà avanti, e la missione di oggi è continuare a portare in giro per la regione questi cortei. E sì, so che la volontà è quella di diffonderli per non restare ancorati soltanto semplicemente alla città di Trieste, anche perché il problema è di carattere globale, nazionale quantomeno. Sta attenzione che si è focalizzata su Trieste, cioè per noi è stata importante, però non è che abbia un senso politico preciso, al di là della questione del porto. Grazie, grazie Dario Pacor, grazie, buongiorno. Mi avvicino alla persona invece che sta parlando, sì. Vediamo se riusciamo a far sentire uno scampolo di quello che sta dicendo. Stanno facendo il loro lavoro e aiutandoci, così come noi ci siamo impegnati ad aiutare loro a rispettare, cioè la nostra città a rispettare i nostri concittadini. A questo proposito, a proposito di rispetto, vi ho già detto di mantenere le distanze, fatelo, anche perché così ci facciamo un buon servizio, occupiamo più spazio, sembriamo di più, stiamo più larghi e più comodi. E quando questo non è possibile, abbiamo le mascherine a portata di mano. E a proposito della nostra città, prima già Stefano ha detto qualcosa quando eravamo davanti alla stazione, ma noi non intendiamo raccogliere quella che riteniamo delle parole quasi, potrei dire quasi di violenza, che il nostro sindaco ha detto in questi giorni, delle parole che quando escono dalla bocca, cioè, di un'istituzione importante come quella, cioè, del comune, pesano molto. Noi siamo persone pacifiche, guardiamoci intorno, a parte la mascherina possiamo mostrare a tutti la nostra faccia, e quindi respingiamo al mittente le accuse di essere brutti, sporchi e cattivi. Noi non siamo disertori, non siamo evasori né fiscali, non siamo evasori fiscali, non siamo disertori come qualcuno ci ha definito. Siamo tranquilli! Siamo cittadini che nel rispetto della legge e della nostra Costituzione
esercitano un loro diritto, un loro diritto direttamente chiamato in causa che il sindaco, ad alcuni, una volta, un diritto che ad alcuni viene negato, diamo magari tramite un ricatto odioso il diritto di replica anche al sindaco, al sindaco Rodolfo Ziberna. Intanto restiamo appunto con le immagini, ecco qui vediamo che ci sono tutte le persone che partecipano, molto distanziate, fa piacere insomma questo invito a rispettare le norme, no? A rispettare il distanziamento, la mascherina, eccetera. E poi però ha parlato la relatrice insomma, in questo caso di violenza delle sue parole, sindaco. Beh, fa piacere comunque che venga rispettata la distanza, e chi non può farlo in questo momento stia indossando anche la mascherina. Io capisco che i capipopolo debbono dire cose non vere, ma sì, posso anche capirla questa, perché diversamente sarebbe grave che si volesse, con le dichiarazioni della signora che ha parlato prima, sostenere, incoraggiare la violenza, perché quello che ho fatto io è condannare le azioni violente che si sono svolte prevalentemente a Trieste, quello che ho visto io, ma anche altrove. Perciò il dire non condanniamo, siamo complici della violenza, io voglio sperare che si sia espressa male o che semplicemente debba strappare l'applauso. È sgradevole che si usino questi strumenti, perché ripeto e confermo quello che ho detto io, ma mi auguro anche la signora che ha parlato prima, dobbiamo essere tutti contrari all'uso della violenza, senza se e senza ma, perché alzare le mani su giornalisti televisivi o della carta stampata, operatori, è da condannare. Non si parla di chi paga le tasse o non paga le tasse. E scene come quelle di genitori che mettono passeggini e bambini per rallentare le misure adottate dalla polizia è vergognoso. Io perciò voglio sperare, io mi auguro che queste persone si uniscono a me nel condannare la violenza e che non continuino invece a giustificare la violenza, quei fatti violenti di Trieste. Perciò io sono certo che quello che è stato detto è semplicemente perché qualcuno deve ottenere qualche applauso. Ci sta anche perché vedo che tra i promotori e gli sponsor sono soggetti politici che erano consiglieri comunali o sì, che sono ancora consiglieri comunali. Capisco queste speculazioni elettorali, non mi fa specie, però quando si gli dice Gorizia chiama, abbiamo visto che Gorizia non ha risposto, ci saranno 200 persone rispetto alle 1000 o 1500 che ci si attendeva, diciamo che è stato un grande flop. Ma per carità, comunque il sindaco, il prefetto, il questore hanno consentito questo pur breve tragitto fino al Parco di Rimembranza, i cittadini possono esprimersi. Se questa è dittatura, io credo francamente che soltanto un bignami di storia o leggere attentamente che cosa significa vivere una dittatura sarebbe davvero interessante. E ben altro, o quando o laddove si dice che i media non danno spazio alle proteste, è che proprio questa è una dimostrazione. Mi sembra anche di no. Anzi, rispetto a una manciata di persone che credono di essere di sopra della legge, Tele4 dimostra che dedica ampio spazio, ma molto sproporzionato al loro peso. C'è anche chi dice che ne diamo troppo, insomma. E Gianluca Madriz, che fra poco dovremo anche lasciare i suoi impegni, perché giustamente insomma prima ci diceva spero di poter lavorare in una condizione di tranquillità e pacifico, insomma, no? Quindi speriamo che la manifestazione effettivamente segua tutti i dettami che sono stati stabiliti e che si svolga nei limiti, insomma. Gianluca Madriz, allora cosa si augura? Le premesse sembrano buone per il momento, speriamo davvero che vada a finire anche così. Ripeto, quel senso di responsabilità a cui facevo appello prima, nel rispetto del manifestare, delle altrui pensieri che io non condivido perché l'ho motivato prima, sono più preoccupato dalla crescita esponenziale, nuovamente purtroppo, del Covid che sta colpendo Trieste e Gorizia, ma nel rispetto del altrui pensieri, della libertà di pensiero che non è mai stata messa, mi si consenta, in difficoltà né a Trieste né a Gorizia né in Italia. Io stesso ormai col Green Pass ho un uso quotidiano e non vedo una privazione della mia libertà, ma questo è un pensiero personale e non è necessariamente un pensiero che voglio condividere o costringere a condividere a chi oggi giustamente sta manifestando, nel rispetto di quelle regole che sono state condivise, ripeto, con tutte le forze di polizia che ancora una volta
Ringrazio per quel senso, ripeto, di assoluta intelligenza che si è voluto mettere in campo. Speriamo di poter lavorare nella nostra città, abbiamo bisogno di poter lavorare tranquillamente, serenamente. Spero che questa manifestazione di oggi concluda questa necessità di portare l'attenzione di noi tutti, cosa che peraltro abbiamo, questo dissenso, questo interpretare il Green Pass in modo diverso da come lo concepiamo noi, ma ripeto, è nella libertà di pensiero e quindi tutti vanno rispettati, purché non creino cumento l'uno all'altro. Noi abbiamo chiesto solo di poter lavorare in serenità, anche con quei signori che oggi stanno manifestando, permettendoci a tutti, e la nostra città, lo dico anche al nostro sindaco che lo sa molto bene, ha bisogno di tornare a camminare, passi sicuri, giorno dopo giorno a tornare a crescere. Dobbiamo farlo insieme, quindi l'appello forte che faccio a questi signori oggi: rientrate stasera nelle vostre case, pensate da domani come poter tornare a rimpossessarci quotidianamente della nostra vita, perché non è una manifestazione che cambia il mondo, o almeno non in questo consesso, ma la necessità giorno dopo giorno, anche in vista degli appuntamenti che saranno importanti per il nostro territorio, per la nostra regione, anche in ricadute, ci permette di affrontarlo nel migliore dei modi. Vi ringrazio dell'opportunità di oggi, un saluto a voi, al sindaco, a chi ha partecipato prima allo studio, e ringrazio veramente per questo momento di attenzione che avete voluto dedicarci, sperando che veramente sia un giorno da poter dimenticare quanto prima. Grazie, grazie, buon lavoro, grazie, buon proseguimento. Allora, ringraziando Gianluca Madris, lo ricordo vicepresidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, torniamo invece al sindaco che ha salutato anche Madris. Ora, si stanno muovendo, lei ci sta seguendo, no, sindaco? Sì, certo. Attraverso la nostra trasmissione dalla stazione verso il Parco della Rimembranza, tra cui Nota di Colore, una volta avevamo da quelle parti proprio la nostra redazione, non so se lo ricordo. E quindi mi sembra comunque una situazione pacifica in questo momento. Pacifica, civile ed educata, civile, che è quello l'appello che avevamo fatto tutti, nel senso, queste manifestazioni su manifestazioni che, detto tra noi, ci piacciono al netto del contenuto, cioè come si svolgono, nel rispetto delle persone, senza usare violenza. Bisogna fare attenzione anche alla violenza verbale, bisogna fare attenzione. L'unica una preoccupazione che ovviamente permane è che, se si fosse trattato di una manifestazione per trovare lavoro, per la casa, per tante, noi saremmo stati come amministrazione comunale al fianco, ci mancherebbe altro. Questa è una manifestazione che, ahimè, questa come altre manifestazioni dello stesso tenore, che spacca la comunità in due, cioè sono dei cittadini l'un contro l'altro armati, naturalmente non in modo, non con armi reali, e perciò è comunque un qualcosa di divisivo, ci mancherebbe altro, no? E questo, dice lei, insomma, non fa bene alla società intera. Allora, torniamo dal nostro Gianluca Paladin, che ancora, lo vedo pronto, all'interno proprio del corteo che si sta svolgendo, del mini corteo, l'abbiamo ribattezzato in questo modo, che si sta svolgendo proprio nel capoluogo esontino, a Gorizia, tra la stazione e il Parco della Rimembranza. Però adesso vedo che le immagini in questo momento si sono bloccate, non so se riusciamo a ripristinare abbastanza rapidamente il collegamento, vediamo se riusciamo a tornare da Gianluca. No, vedo ancora fissa l'immagine, fra poco allora ci collegheremo nuovamente con lui. Allora, dobbiamo anche salutare il sindaco Rodolfo Ziberna, che tornerà magari a collegarsi con noi più tardi. Grazie sindaco, per saluti a lei, allo studio e telespettatori. Speriamo di sentirci fra pochissimo, verso la fine, insomma, della manifestazione. Torniamo allora da Gianluca Paladin, che vedo in compagnia di Ugo Rossi. Eccoci. A te, Gianluca. Eccoci, siamo in compagnia del consigliere comunale del Movimento 3V, Ugo Rossi, praticamente dappertutto, perché a Trieste, Gorizia, domani si torna a Trieste, immagino. Sono clonato ormai, sì, sono dappertutto. Ma anche a Udine, diciamo,
bisogna andare dal sostegno nelle altre città dove scendono in piazza e continuare ad alimentare questo fuoco ovunque, ecco. In ogni, anche a Padova, sono tante altre città oggi che sono in manifestazione. È stato anche dato un bel monito, no? Dal chi ha parlato lì, dicendo assolutamente zero violenza, bisogna essere pacifici perché la violenza la creano magari quei pochi facinorosi che ogni tanto, ricordiamo l'ultimo episodio a Trieste. Io sono uscito, ero testimone lo scorso sabato a Trieste, ero sia in una diretta come reporter sia come pubblico ufficiale, consigliere comunale eletto. Chi fa questa, c'è in corso una vera e propria strategia della tensione governativa e anche addirittura Rete 4 ne ha parlato, ma anch'io sono uscito con questa inchiesta dove il capo della Digos è la Digos stessa che si infiltra nella folla e alimenta le reazioni violente e incita ad andare a disubbidire, a oltrepassare i varchi. E quindi per fortuna la gente è rimasta pacifica, è vergognoso quello che è successo a Trieste, per macchiare la gente pacifica che è scesa in piazza, come hanno fatto a Roma, permettono magari a persone con il DASPO di intervenire sulle piazze, ai facinorosi di entrare nelle sedi sindacali, ma è tutto pilotato da una strategia della tensione governativa dove la Digos e i servizi segreti sono in prima linea, questa è la realtà. Abbiamo già fatto delle denunce e ho già chiesto le dimissioni del capo della Digos, Zampagnone. E domani sarai alle 15 di nuovo Trieste per la prossima manifestazione, che stanno, credo che verrà contingentata in una zona ristretta, tipo solo sit-in, no? Sì, domani ci sarà anche a Trieste, c'è il No Paura Day, poi c'è la riunione l'assemblea di coordinamento, quindi anche domani sarà un'altra giornata di condivisione, di partecipazione, e saremo in prima linea come sempre. Grazie consigliere Grossi, grazie, buona serata. Laura, credo che tu sia riuscita a sentire tutta l'intervista, giusto? Perché certo, qui siamo in mezzo ovviamente anche sì. A tamburi e suoni. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Eh beh, siete perfetto. All'interno di una manifestazione. Allora adesso noi... ci sta anche che ci siano. Noi adesso ci muoveremo, continueremo a muoverci con i manifestanti, però ti dico anche quello che ha detto, che ho detto prima con Ugo Rossi, un manifestante ha detto molto chiaramente zero infiltrazioni, proteggiamoci l'uno con l'altro, stiamo attenti chi è vicino a noi perché non vogliamo che nessun facinoroso fomenti qualsiasi cosa, qualsiasi comportamento non consono ovviamente all'ordine pubblico. Quindi questo è un monito che è stato lanciato da un manifestante stesso. Ora c'è un momento di stallo, siamo all'imbocco di Corso Italia e ci stiamo dirigendo con piano piano verso Parco della Rimembranza, mentre suonano tamburi e cori, prima è passato anche il coro, la gente come noi non molla mai, che ormai ben conosciamo. A brevi passi, piano piano arriviamo verso la zona. A te Laura. Grazie Gianluca, allora seguiamo il corteo, intanto ci ha raggiunto in studio Andrea Blasi della Fisascat CISL. Segretario, buonasera e benvenuto buonasera. Alla nostra trasmissione diretta che sta seguendo appunto le varie fasi di questo mini corteo a Gorizia contro il Green Pass nei luoghi di lavoro. È una materia che sicuramente interessa anche il sindacato, no? Questa del Green Pass l'avete sicuramente trattata. Allora intanto come valuta la piega che ha preso questa protesta, ma soprattutto poi il provvedimento in sé, per quanto insomma imperfetto, secondo lei può essere efficace per contenere la pandemia? Allora, io intanto ringrazio per l'invito e saluto gli ospiti, i telespettatori, chiedo scusa, sono un po' stanco perché sono stati mesi molto pesanti. La sua domanda casca proprio in un momento particolare. Al sindacato è stato chiesto di prendere anche posizioni che non possono essere prese, come per esempio schierarsi a pro o addirittura e quindi a contro, ecco, alcune posizioni. Il sindacato non è fatto per disperdere le collettività che si chiamano lavoratori, è fatto per tutelare le collettività. Noi siamo un soggetto che vuole essere di equilibrio, il sindacato vuole essere equilibrio, mediazione tra gli interessi nel mondo del lavoro. Si può andare a discutere su quello che potesse essere più importante, un intervento migliore potrebbe essere stato quello dell'obbligo vaccinale. Ecco, quello forse sarebbe stato meno divisivo, Assolutamente, sarebbe stata un'azione
probabilmente sarebbe stata presa un'azione di maggior forza, di un maggior, uso un termine un po' forte, oppressione nei confronti della popolazione, ma io vorrei sottolineare questa cosa. Parliamo di sanità pubblica, tutela della sanità pubblica. Io sono particolarmente a disagio quando devo commentare una situazione dove si parla di tutela della libertà di manifestazione e si mette in contrapposizione la tutela della sanità pubblica. Infatti. Io non sono d'accordo con il mettere a confronto e in contrapposizione uno contro l'altro questi due interessi. E questa è la difficoltà del governo, ma non soltanto quello italiano. Abbiamo l'abitudine e purtroppo ci si spinge sempre a guardare l'erba del vicino, poi vediamo che forse l'erba verde, bella verde, ce l'abbiamo noi nel nostro giardino, perché i risultati si vedono, sono sotto l'occhio di tutti, non soltanto a livello nazionale. Io dico che il mondo del lavoro ha la necessità di continuare, perché l'economia è espressione del mondo del lavoro. C'è la necessità di tutelare il mondo del lavoro, c'è la necessità di tutelare quelle imprese che non per gioco decidono di aprire ogni giorno. Non voglio parlare dell'azienda che produce macchine, per esempio, che ha una catena che è operativa e di queste manifestazioni non ne soffre più di tanto. Ma voglio parlare dell'esercente, della ristorante, del bar, del commerciante che ha un'attività che si basa magari su un incassi di 365 giorni all'anno. Infatti. Questa continua a manifestare sta creando dei forti disagi. E lo dice un sindacalista non perché ha voglia di prendere la parte e sostenere l'impresa, ma perché dentro l'impresa ci sono i dipendenti. E dietro i dipendenti dell'impresa ci sono delle famiglie. Poi c'è anche la preoccupazione che l'aumento dei contagi comunque ci faccia tornare in situazioni di maggiori restrizioni, quindi ancora più chiusure che tutti insomma, vogliamo evitare. Sì. No? Quindi è questo l'obiettivo. Che va evitato. No? Va tutelata la salute collettiva per evitare che si riblocchi tutto quanto. Io non riesco a capire come si possa dimenticare quello che abbiamo vissuto un anno fa, in questo periodo. Parlavamo di ristori, cioè stavamo parlando sul termine ristori. È giusto dirlo termine? È giusto parlare di ristoro o dobbiamo parlare di indennizzo? Indennizzo, litigavamo infatti, perché... con i termini, sapendo che dietro quel litigio c'erano delle famiglie, imprese e lavoratori che erano in grossissime difficoltà economiche, che non sapevano se avrebbero potuto continuare e se continuando sarebbe stato conveniente restare aperti il problema meno, di oggi, no? Oltretutto. Un problema che si ripresenta assolutamente, sì. No? Anche con questa situazione che stiamo vivendo in questo momento, ristori o indennizi che li si voglia chiamare, che poi non arrivavano col contagocce, quindi le casse integrazioni che tardavano mesi, esatto, certo, di tutti i dipendenti, certo. Quindi insomma ne abbiamo passate, no? Assolutamente, non va dimenticato che tutto quello che è stato erogato sotto forma di ammortizzatore passivo, quindi le casse integrazioni e ristori o indennizi alle aziende che non riuscivano ad incassare perché chiuse, sono soldi che incidono su quella che è la nostra economia del nostro paese. Come ci si può dimenticare di equilibri così delicati? Forse c'è l'illusione che interverrà sempre qualcuno a risolvere i problemi. Mi pare che supereroi nel mondo dell'economia a Hollywood non li abbiano ancora inventati, non possiamo aspettare che arrivi qualcuno di loro. No, infatti. Vediamo se riusciamo a tornare dal nostro Gianluca Paladin, vediamo che il corteo si sta muovendo lungo l'asse principale, no? Possiamo dirlo, della viabilità goriziana. Sono quasi arrivati, se non mi sbaglio, proprio al Parco della Rimembranza, se vedo bene nelle immagini. Ecco, mi confermi Gianluca? Sì, ve lo confermo, siamo quasi arrivati al Parco della Rimembranza e allora ovviamente si sono elevati i vari cori. In realtà manca ancora un po' di strada, comunque volevo darvi un dato parziale, stimate più o meno tra le 350 e le 400 persone.
persone, adesso devo capire se il dato invece è destinato a salire. Noi siamo praticamente in mezzo al corteo, siamo proprio più verso la testa in realtà, però comunque l'immagine che avete visto dall'alto prima, all'inizio della partenza, non è molto diversa rispetto all'immagine, a quello che invece all'affluenza che c'è in questo momento. Forse è arrivato comunque obiettivamente qualcuno in più, avete visto che c'è il servizio d'ordine, tutto sommato ci sono molte mascherine alzate. 400 persone, ho capito bene, perché non si è sentito benissimo il dato. Circa 400 persone, circa ora 400. Io sto cercando di ritrovare anche il nostro riferimento delle forze dell'ordine per darmi il dato ufficiale. Questa è una stima che non vi sto dando ufficialmente, è una stima fatta nel corso ovviamente dei minuti che sono trascorsi, aiutandoci anche con sia forze dell'ordine che colleghi, ma il dato ufficiale ve lo voglio confermare più che altro, comunque a breve ve lo darò. Siamo comunque ovviamente nell'ordine delle centinaia, credo entro i 400. Tra l'altro voglio vedere se riesco a parlare con un altro signore, vediamo se mi dice qualcosa. Aspetta un attimo, signore buongiorno, siamo in diretta su Tele4, volevamo spiegare anche il suo cartello ancora in marcia contro il Green Pass. Lei è goriziano? Sì, io sono goriziano. Quello che voglio dire è soltanto che non si possono imporre certe scelte in materia medica, specialmente senza permettere alla scienza di confrontarsi in modo trasparente. Ci sono molti scienziati, anche medici, che hanno tanti dubbi, e quando l'opinione pubblica non è nemmeno messa nella situazione di poter conoscere tutti questi dubbi, penso che siamo in uno stato di semidittatura. Sulla seconda parte del cartello dice stop alla dittatura del banchiere, un chiaro riferimento a Mario Draghi. Beh, ognuno può dedurre ciò che pensa, non è solo un problema dell'Italia, è un problema molto più grande, dove i poteri forti cercano di portare avanti ciò che è stato accordato già nel 2014 negli Stati Uniti, quando anche la nostra ministra Lorenzin ha preso parte di un grande meeting di banchieri internazionali e di ministri della salute, ponendo in essere il concetto di controllo globale portato avanti anche con strumenti come il Green Pass, che sono chiaramente dittatoriali. Tra l'altro il Green Pass è nelle mani del Ministero del Tesoro, e questo va detto. Grazie. Vado a sentire anche le persone che stanno parlando davanti. Questo è un rappresentante degli studenti, sentiamo cosa dice. Sono qui per rappresentare gli studenti contro il Green Pass Trieste. È in un mondo dove la nuova generazione è consumata dall'elonismo e con zero valori. Noi ci opponiamo a tutto questo e vogliamo creare un fronte giovanile contro questo scempio, contro questo attacco alla nostra Repubblica Italiana. Grazie. Queste le parole di uno studente universitario. Sentiamo anche questa persona. I giovani! Che stanno nelle proprie case a guardare Netflix invece di accorgerci di dove stiamo, dove ci vogliono portare, cosa vogliono fare di noi singolarmente, ragazzi. Richiamo la scesa in piazza delle persone più giovani. Accenderanno infatti il cervello. Questi gli slogan, Laura, che stiamo sentendo mentre in questo momento ci siamo fermati qui davanti, qui dietro di noi, anche proprio gli studenti che prima abbiamo portato a intervistare, certo. Ma invece poi appunto uno di loro, un loro rappresentante, l'abbiamo sentito con le sue parole, ha detto ciò che pensava proprio sul retro del furgone che sta precedendo la marcia. Ecco, sottolineiamo, una marcia che sta proseguendo pacifica anche dopo gli appelli che sono stati fatti, anche dopo l'appello a tenere le mascherine, dopo l'appello a rimanere distanti per quanto possibile e di conseguenza evitare anche problematiche relative alle persone che possono in qualche modo interferire e generare problemi. Questa è la situazione. Tra l'altro adesso riparte il coro, la gente come noi non molla mai. Ecco. Allora, prima grazie a
Gianluca, restiamo in costante contatto perché stiamo seguendo appunto in diretta il corteo e il breve corteo e poi la manifestazione statica che ci sarà al Parco della Rimembranza a Gorizia contro il Green Pass sui luoghi di lavoro. Siamo, lo ricordo ancora una volta, con Andrea Blau della CISL. Prima un ospite di Gianluca, un manifestante, ha parlato di dittatura, di attacco insomma alla nostra Costituzione, alla nostra libertà, però insomma adesso sta manifestando, in dittatura probabilmente non sarebbe possibile, anzi sì, sicuramente non sarebbe possibile. Assolutamente, così come non sarebbe stato possibile avere i centri delle città in periodo di lockdown frequentati da qualcuno che poteva permettersi di girare, dove c'è la dittatura non giri, punto. Chiarissimo. Quindi mi sembra evidente che ci sia un po' di utilizzo di termini e forse anche di luoghi comuni per rafforzare il messaggio, che mi sembra essere un po' debole. Io adesso non ho paura di attirarmi antipatia nel dire questo, però per esempio quello studente che ha detto quattro parole, sì, sarebbe bello, proprio perché è giovane, viene abusato la figura del giovane ormai da troppo tempo, perché sì, vengono chiamati in lotta per qualsiasi cosa, come se fossero le vittime per gli altri, ma non si sente la loro necessità, non si ascolta la loro voce. Per cui forse prima di andare a manifestare sarebbe bello avere un confronto con loro. Non dico un confronto istituzionale, ma io volentieri farei una chiacchierata davanti a una birra in un pub con un giovane che dà la sua versione, io do la mia, poi vediamo cosa viene fuori da due pensieri diversi. Questo si chiama semplicemente dialogare. Mentre oggi il dialogo avviene solo in piazza. Sono un po' anche manipolati e utilizzati da altri fini, come diceva prima il sindaco Ziberna, ci sono anche queste manipolazioni, sì, di queste manifestazioni in particolare? Ecco, ho detto una cosa molto corretta, ci sono manipolazioni di queste manifestazioni. Sì. Io non voglio pensare che le persone siano stupide per cui vanno a manifestare perché manipolate. No, sono, questo non va detto. Assolutamente non molte sono di queste stupide persone, le persone sono preoccupate, assolutamente preoccupate. Sì, c'è una giusta, non stupida, giusta paura, un timore per quello che sta succedendo ormai da tanto tempo. La gente sta pagando anche le conseguenze di quello che è successo, magari una gestione dell'inizio pandemia non propriamente corretta, l'informazione forse è stata sbagliata da parte delle istituzioni. Quindi quello che è il manifestare, è vero, è stato detto più volte, è un sacrosanto diritto. Farlo usando per esempio i termini del nuovo neo-assessore Ugo Rossi, sì, dicendo consigliere Ugo Rossi, che usa il termine restiamo acceso questo fuoco. Sì, me lo sono appuntata anch'io perché mi ha impressionato. Io vorrei che le persone, e sottolineo sempre questo termine, le persone quando raggiungono e rappresentano un elettorato devono prendersi la responsabilità di quell'elettorato. E non devono sbagliare nel rappresentare quell'elettorato, perché se il consigliere usa dei termini sbagliati, il rischio è che le persone che lui rappresenta vengano coinvolte in una figura che non piace ad altri, mentre invece dovrebbe esserci una rappresentazione diversa. Chiaro. Usare il termine in questo momento, dopo mesi di difficoltà, dove il problema sta diventando, anzi lo è già, per fortuna ancora non esploso, ma lo è già, è un problema sociale, usare il termine fuoco, incendio, forse un po' più di esperienza nel rappresentare le persone e meno petto, perché è troppo semplice usare la comunicazione che poi arriva alla pancia. E poi insomma abbiamo visto che è molto un problema di comunicazione, anche tutto quello che stiamo vivendo in questo momento. Assolutamente, no? C'è stata una assolutamente cattiva comunicazione alimentata appunto da più parti, anche dai mezzi di informazione non ufficiali, che vengono spesso contestati, come anche nel nostro caso. Insomma. Posso fare un esempio? Prego, sì. Io conosco una persona che è anche una lavoratrice, che non voleva farsi il vaccino, perché non perché fosse una no vax o no green pass, aveva paura. Certo. Ha avuto la fortuna di incrociare per una sua visita medica una persona che le ha detto in maniera disinteressata
come stanno le cose senza convincerla. E lei ha detto, ok, mi hai convinto, non lo volevi fare, ma mi hai convinto nella tua esposizione delle cose, e si è vaccinata, e oggi è contenta di essere vaccinata perché si sente protetta da quella che è una dittatura sanitaria. Chiaro. Allora, mi sembra che vada tenuto conto, quando si usa il termine dittatura sanitaria, che c'è un bel pezzo di cittadinanza, di società, che non si sente oppresso da una dittatura, ma si sente tutelato da un sistema. Chiarissimo, quindi ha fatto un esempio emblematico. Allora, quando vuoi Gianluca, chiedici pure la linea. Nel frattempo leggerei anche un paio di mail che sono arrivate in questo momento alla nostra redazione. Buongiorno, bisognerebbe ricordare che esistono anche gli allergici al vaccino. Io una decina d'anni fa stavo per morire dopo la somministrazione del vaccino antinfluenzale. È verissimo, certo. Ma per questi casi è prevista proprio l'esenzione. L'esenzione, no? Assolutamente. Quindi, se uno è allergico assolutamente non deve rischiare la vita, anzi, ma non credo ci sia nessun medico al mondo che faccia Laura, mi senti? Allergico. Sì, ti sento Gianluca, prego, sei in linea. Puoi parlare. Ok, no, allora, poi prima, non so se l'avete visto in diretta, abbiamo fatto vedere anche le immagini delle strade perpendicolari a Corso Italia, che ovviamente sono state bloccate, le strade della via che sono state bloccate, però abbiamo anche visto tante persone magari che si affacciavano dalle finestre incuriosite per capire cosa stesse succedendo. Prima abbiamo anche mostrato, non so se è andato in onda, l'immagine di un bar che non so se era chiuso di domenica, perché di domenica è il suo giorno di chiusura, che però insomma di sabato ha scelto di non fare, però tutto sommato devo dire che c'è qualche persona non manifestante che invece cammina incuriosita per quello che succede, piuttosto che appunto chi si affaccia dalle finestre per cercare di capire ciò che sta andando in scena. Certo, ecco, è un mini corteo obiettivamente, come abbiamo anche prima ricordato bene da studio, è stato chiamato mini corteo perché effettivamente non ha nemmeno lontanamente i numeri di quelli di Trieste, per esempio, che ben conosciamo, o anche dell'ultimo che c'è stato nella città di Udine. A piccoli passi le persone stanno proseguendo per la via, salvo fermarsi ogni tanto anche per qualche comizio ovviamente degli organizzatori che sono qui per ricordare i manifestanti dal loro punto di vista ovviamente i loro diritti e la battaglia che stanno portando avanti con il Green Pass. Questa è la situazione. Tra l'altro credo che possiamo anche dire che sul dato di prima di circa 400 persone massimo in questo corteo più o meno ci abbiamo azzeccato, perché sì, gira effettivamente l'ipotesi intorno a questo numero, perché insomma parliamo dell'ordine delle poche centinaia, per una manifestazione che vedrà anche domani sicuramente persone che si ritrasferiranno a Trieste, come anche alcuni degli intervistati prima ci ha confermato. Però ripeto, per ora è tutto pacifico, nulla da segnalare se non le interviste che abbiamo fatto, quello che sta obiettivamente succedendo, con qualche curioso che guarda la scena. Te, Laura. Benissimo. Allora, grazie per il momento. Sì, vediamo che si stanno avvicinando lentamente proprio al Parco della Rimembranza, là vicino, e quindi fra poco insomma potremo anche vedere come si organizzeranno in questa sorta di sit-in, assemblea, insomma come l'hanno chiamata i manifestanti. Dicevamo appunto della questione di chi non può fare il vaccino per ragioni di salute, lo sappiamo, insomma c'è l'esenzione. C'è un'altra mail che ci arriva invece da Massimo, che scrive: buon pomeriggio a Tele4, una domanda, tutto questo è iniziato il 15 ottobre e prima di questo giorno si lavorava senza Green Pass e allo Stato andava bene per i loro stipendi, e i commercianti si sono dimenticati che quando andavano in piazza prendevano le multe per protestare. Questo insomma fa un po' tutto un calderone, però è vero, è nato tutto dal 15 ottobre perché c'è questo nuovo provvedimento, sì, che è stato fatto per fronteggiare quella che si sta prefigurando ormai come una quarta ondata, no? Quindi è stato questo il motivo che ha spinto. Ma è un'evoluzione delle cose. Cioè, è un'evoluzione. Non esatto. È che qualcuno ha cambiato idea oppure non ha ben interpretato le cose. Cioè, i commercianti, quando sono andati in piazza a manifestare e non potevano farlo, sbagliando, hanno fatto una
hanno fatto un passaggio per cercare di ottenere quello che stanno cercando di ottenere oggi chi è convinto chi è contro il Green Pass. Cerco di rifare il ragionamento. Il commerciante che andava in piazza cercava di poter aprire la sua attività perché aveva bisogno di sopravvivere. Il Green Pass è stata una scelta che piaccia o non piaccia per fare in modo che queste attività restino aperte e che non si utilizzino più sussidi in alcun tipo, né siano ammortizzatori sociali per i lavoratori, né tanto indennizi per le aziende, perché non ce li può più permettere, perché il paese andrebbe in default, che è un termine che valuterei più della dittatura sanitaria come termine da usare. Quindi guardiamo cosa vuol dire un paese in default, quali sono le conseguenze per un paese che va in default. Inciderebbero davvero la dittatura sanitaria, vi posso garantire che morirebbe nel momento in cui ci avremo il paese in default. Volete far, e l'ho sentito purtroppo dire da alcuni manifestanti, vogliamo bloccare l'economia. Bene, arriverete ad avere il termine della dittatura sanitaria perché il paese andrà in default. Non credo saranno contenti in tanti. È chiaro. Allora, dobbiamo chiudere la nostra diretta qui. Allora, non so se riusciamo ad andare velocemente da Gianluca Paladin per la chiusura proprio di questa diretta sul corteo, sul mini corteo, così l'abbiamo ribattezzato, di Gorizia. A te la linea, Gianluca, è ancora un minuto. Ecco, non lo sentiamo Gianluca, però stiamo vedendo insomma le persone che si stanno pacificamente con il distanziamento, con le mascherine, spostando a Gorizia lungo il Corso Italia verso il Parco della Rimembranza. Allora io ringrazio anche il nostro ospite Andrea Blau per essere stato con noi in questa nostra diretta. Grazie e ci salutiamo, diamo l'appuntamento con l'informazione naturalmente al nostro telegiornale delle 7:30. Ecco, c'è Gianluca che ci saluta da Gorizia e continua naturalmente a seguire la manifestazione. Ecco, no, forse non ci ha sentito, dobbiamo chiudere. Allora, grazie a voi telespettatori che ci avete seguito, appuntamento allora alle 7:30 questa sera per il nostro telegiornale.